Buonasera, come avete visto ho finito il vestito giallo, l'ho finito proprio oggi, l'ho fatto lavaggio e adesso è disteso in piano e domani, adesso ormai è tardi, sono le 7:30, il sole sta tramontando, si vede che c'è questa luce bellissima e anche se qua fino alle 9 c'è il sole, tramonta tardi perché è proprio una questione di fortuna, ci sono le montagne che fanno così, no? E il sole tramonta proprio in mezzo e quindi siamo fortunati e ce l'abbiamo a lungo la sera. E domani, dicevo, lo metterò qua lo stendino, così lo lascerò lì al mattino, che prende il sole al mattino, e poi al pomeriggio lo metto qua, così prende anche il sole al pomeriggio, così si asciuga bene in fretta. E è venuto bellissimo, io l'ho provato già, però prima del lavaggio è diverso, dopo il lavaggio è tutt'altra cosa. L'ho provato anche con la cinturina che avevo in mente, ci sta veramente bene, senza cintura è un po' brutto perché è dritto, è proprio in forma, ma io l'avevo proprio studiato da usare con la cintura che fa un po' arricciato, l'avevo studiato proprio così quando ho deciso di trasformare la maglia in vestito, perché all'inizio era solo una maglia e scusate. E quindi la cinturina ci va. Sta bene, secondo me anche per andare al mare, passare una giornata al mare, no? Spiaggia, vai a farti l'aperitivo, cose così. Ci sta, è molto carino, fa molto estate questo giallo. Molto allegro. Vabbè, nel mio caso giallo ovviamente, poi ognuno fa del colore che preferisce. Ci sono strani rumori che vengono da lassù. C'è un verso che sembra tipo il verso delle cicale, ma io non penso che ci sia una cicala là sotto. Non lo so, magari sono topolini, può darsi. La famiglia Jones si sta allargando. Vabbè, comunque, praticamente è la versione vestito della maglia, quella del cardigan del video precedente. È la versione a vestito. Praticamente si prova oltre e si fa lungo, poi quando sarà finito ve lo farò vedere. Io ho fatto vestitino abbastanza corto, cioè non corto che se mi piego mi si vede tutto, però corto, neanche lungo lungo, l'ho voluto così. Che carini gli uccellini, ciao! Cosa fai? Che loro vengono lì e mi guardano, mi osservano. E poi dicevo, ve lo farò vedere finito. Non finito, è finito. Ve lo farò vedere indossato, volevo dire, quando sarà asciutto, così ve lo faccio vedere come si deve. Inutile che ve lo faccio vedere sullo stendino, che non si vede benissimo. Che bello. Adesso vi faccio vedere il mio orto, che adesso è un po' floscio, che ha bisogno di acqua. La zucchina si affloscia con niente. Gli do tantissima acqua, ma veramente si affloscia con niente. Vabbè, ve lo faccio vedere, vedrete che dal video scorso c'è una differenza enorme, perché le riprese del video scorso le ho fatte venerdì, oggi è giovedì, quindi è passata praticamente una settimana. Vi sembrerà che abbiano fatto una crescita miracolosa, ma no, non è stato niente di miracoloso, è solamente che quando faccio i video vi faccio fare i viaggi nel tempo. Anzi, voglio provare a fargli ascoltare la musica classica, perché dicono che la musica classica piace alle piante e le fa crescere più in fretta e di più. Magari stasera mi metto qua 10 minuti e gli faccio ascoltare la musica classica, sperando che gli piaccia. Magari poi piace la musica metal, io non lo so, però ci posso provare, poi vi farò sapere. Adesso però ve li faccio vedere perché sono troppo contenta. Allora, partiamo da qui, questa giungla di zucchine. Sì, sono troppo vicine, lo so, però vabbè. E non so se vi ricordate come erano nello scorso video, ma sono raddoppiate. Ora non riesco a farvi rivedere, ma ci sono tutti i germoglietti al centro. Qua c'è l'insalatina che cresce. Poca, ma va bene, tanto la zucchina sta prendendo tutto lo spazio. Questa è la mia preferita, però vabbè, è più grande solo perché l'ho seminata prima e c'è pieno di
boccioli. E anche le altre sono così, sono solo un po' più piccoli, però anche le altre sono piene. Tra l'altro, guardate lì il gambo, non lo tocco perché l'ho toccato l'altro giorno, mi sono punta. Sembra già una zucchina il gambo, somiglia tantissimo già di suo alla zucchina. E boh, questa cosa mi piace un sacco. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma le foglie della zucchina sono commestibili. Infatti noi a fine stagione, quando ormai va tolta la pianta, prendiamo tutte le foglie più piccoline, più tenere, la parte centrale, sono buonissimi. Poi, queste qua sono le piantine che erano nell'orto grande, quello che non produce, quello che fa schifo. Io le ho messe in vaso nella speranza che si possano riprendere. Adesso io le ho messe soltanto ieri, quindi ancora, vedete qua, dopo non so quanto tempo, la differenza tra questa che stava in un terriccio schifoso e questa che sta in un terriccio buono. Poverina, tutta proscia. Devo, sta iniziando a morire, le foglie più nuove, più vecchie, normale. E questa qua c'ha il fiore. Ma questa cosa magari non farà niente alla fine, perché va bene, non ce la farà. Però se questo fiore si apre, poi le apiette prendono il polline e mi va a impollinare magari anche le altre. E niente, questo è l'orto medio. E vabbè, il basilico normale, però vabbè, ci sta che non sia super rigoglioso, ma semplicemente perché lo raccolgo. Qua c'è una petta che sta andando a bere nel sottovaso. Dov'è? Di là. Eccola. Aperitivo. L'orto grande invece non c'è più niente. C'è sul prezzemolo, robe, ma ormai qui toglierò tutto perché bisogna risistemare sto terriccio e far qualcosa, perché è inutile, non ha senso continuare a mettere roba. Aggiungeremo altro terriccio di quello buono e vedremo di concimarlo, cercare di migliorarlo. Quindi questo per ora resta in stand by. Qua c'è l'altro basilico, anche lui sta bene. Qua c'è il mio capperino e gli serve l'acqua, poveretto. E anche lui sta bene, devo travasarlo. E poi lui, l'orto anarchico. Anche qui ho messo una zucchina perché erano tre piantine. E qua c'è praticamente un prato di rucola. Questa è tutta rucola, sta crescendo tantissimo e mi sta uscendo, guardate quanta. Questa è tutta rucola, 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 rucola. C'è un'invasione di rucola. Rucola, bietole. In realtà le bietole le ho già mangiate. Poi pomodoro, pomodoro, pomodoro. Sono troppo vicini, lo so, ma sono cresciuti da soli. Io li lascerò così perché hanno scelto loro. E poi qua c'è una cima di rapa. Questa è l'unica cosa che ho messo io. Cetriolo e cetriolo. Lui è il cetriolo delle perline, delle goccine con le perle. Sì. È gigante anche lui, sta crescendo tantissimo. Guardate lì. E poi, altro pomodoro. Questo è quello che era cresciuto nel tappetino. Questo è il germoglio che era cresciuto a fianco a quello del tappetino, che non se la passa molto bene. E qua ci sono altre bietole. Praticamente ogni giorno qua spunta roba nuova. Anche qui c'è un tarassachino che anche lui l'ho già mangiato. E basta, lì c'è altra rucola e basta, lì non so, c'è qualcosa, ma penso sia roba selvatica. E adesso spero soltanto che con le zucchine si riprendano un pochino, anche solo da fare qualche fiorellino. E per il resto niente, questo è il mio orto. Quest'anno purtroppo non è andata benissimo, vabbè, il clima non ha aiutato. E mamma mia, sono bruttissimi i miei capelli così, scusate, non mi piacciono proprio quando sono di questa lunghezza da ricci, per quello che li stavo stirando, ma non avevo voglia ieri, o l'altro ieri, non mi ricordo. E poi quello lì, io ho contato tutto su quello, cioè ho puntato tutto su quello, che è l'orto grande, quello che non fa niente. Purtroppo non ha fatto niente a parte le fave, però le fave io ci ho messo proprio il concime lì vicino, per quello che ce l'ha fatta, perché non ce la stava facendo. Solo che l'ho finito e vabbè, non l'ho potuto ricomprare per quello che sono venute fuori. Mentre nelle le altre, sia quelle in vaso che quelle qua, io non ci ho messo niente, sono venute bene. Per quel terriccio lì è già buono ed è già concimato. Questo qua quadrato, quello che fa da solo,
purtroppo mi sono ritrovata a un certo punto che a causa della tanta pioggia ho perso il controllo, sono cresciute tantissime erbacce, però siccome che c'erano già altre piante seminate, c'era il sedano, il prezzemolo, tanta rucola, tante cose, non volevo distruggere tutto, quindi mi sono ritrovata che non riuscivo più a togliere niente. Alla fine ho dovuto dire, vabbè, devo sacrificare qualcosa, il sedano non c'era, ormai aveva fatto il suo corso, perché ce l'avevo da un anno, il prezzemolo idem. Ho tolto tutto, ho sacrificato quella poca rucola che ormai faceva anche lei fatica a crescere per far fatica alla rucola che cresce praticamente ovunque ce ne vuole, che qua c'è una pianta pazzesca. Mamma mia, che meraviglia! Vedere queste piante enormi che sono uno spettacolo e non poterle mangiare un po' mi dà fastidio, ma vabbè. Alla fine avevo fatto quello che avevo fatto, ho tolto tutto, ho rimescolato la terra e niente, evidentemente questo lavoro ha funzionato. Ci avevo buttato un po' di scarti di roba, ma c'era più che altro, c'era delle bucce di cipolla, aglio, sti flash li odio. Ogni volta che fa sti flash poi mi parte la batteria. Cos'altro c'era? Ah, un limone che aveva fatto la muffa, quindi magari mi spunta una piantina di limone, ma non credo. Il limone è difficile, ne ha fatto un'altra. E quindi niente, ha funzionato e sto facendo tanto. Non so perché tutto lì in quell'angolino lì, mentre il lato destro non gli piace. Tutti a sinistra si sono buttati. Vabbè. Basta che crescono, non mi importa. Una volta qui giù in paese, un altro flash, è spuntata una pianta di zucchine tipo in un mezzo di rupo. Infatti prendevamo le zucchine e i fiori perché era lì abbandonata. E da sola, perché la gente qui cosa fa? Butta l'umido in giro, giù dove ci sono i rupi che vanno nei boschi, no? O nei campi quelli lì dove ci sono i rovi, cose così. E come nel caso di questa zucchina, loro buttano l'umido, quindi capitano semi e spuntano le piante. E calcolate che da Simone è spuntato un albero di pesche e quest'anno ha fatto le pesche. L'anno scorso aveva le patate, aveva la zucca, è venuta fuori una pianta di zucca, ha fatto la zucca, i pomodori, aveva un sacco di roba, tutto quanto perché le persone buttano lui, gli portano gli scarti, non che butta l'umido, gli portano gli scarti e i semini fanno venire le piante, questa cosa è. Cioè, lo so che è normale, però è pazzesco che tu dici, va, butto via. In realtà quello lì che consideravamo spazzatura era una nuova pianta da cui uscirà altro cibo. Vabbè, è normale, però non so, pensarci. Io sento rumore ovunque. A pensarci fa. Cioè, è più. È una figata. Vabbè, basta chiacchierare. Adesso vado. Devo annaffiare le piante perché poverina, quella zucchina lì vuole tantissima acqua, veramente tanta. Aereo, mamma mia. Ci sono gli aerei che fanno di quei rumori che a volte sembra il temporale. Vabbè, basta chiacchierare. Meno chiacchiere, più acqua. Buongiorno, allora ieri ho finito il vestito, ve lo faccio vedere così poi vi saluto, allora, vediamo se riesco, quanto devo andare indietro, eccolo qua, così, c'è, un attimo, ok, vedete qua nel bordo finale. Ho fatto due giri con la stessa fantasia della manica per riprenderla e la manica ho tolto questo, aveva questo che andava a stringerla, l'ho tolto e ho aggiunto due righe in più,
a fantasia e poi un giro a maglie basse, giusto per dare un po' di definizione. E l'ho lasciata così, che scende anche, che fa questo effetto un po' largo, così morbida. E a me piace così, con la cintura. Senza cintura non è il massimo. È un po' trasparente, normale, con le cose all'uncinetto. Vabbè, basta mettere degli shorts di sotto, un sottogonna se si ha. O se no, come vestitino copricostume, perfetto. Però ecco, mi piace così, con questa cinturina. Io, quando ho deciso di trasformare questa maglia in vestito, l'ho proprio immaginato con questa cintura, perché secondo me ci sta. E è carino, mi piace un sacco. Non so perché, ma non rende. Sai che oggi è grigio, non c'è una bella luce, ma non rende in video. Vediamo se poi quando monto il video riesco a fare quei colori un po' di magia e farlo un po' più realistico, perché è molto spento. In realtà è molto acceso. E la lunghezza ci sta, dai, un po' sopra le ginocchia, non l'ho voluto fare troppo corto, sennò si appesantiva troppo. Però mi piace. Come vestitino da tutti i giorni, io adesso ho il costume di sotto, col costume sotto ci sta. Ci sta, mi piace un sacco. E niente, io spero vi piaccia, fatemi sapere. Questo qua è la stessa, stessa tecnica a top down, quella stessa del cardigan del video precedente e anche della maglia, quindi c'è il tutorial sul canale. Semplicemente sono andata giù fino alla lunghezza del vestito. Qua fa questo difetto perché io per asciugarlo prima l'ho appeso un po', ma volevo farvelo vedere senza aspettare il prossimo video, e quindi sì, non fa niente, poi se ne va. Cambia la fantasia, ovviamente. Questa qua è diversa di questa fantasia qua così. C'è il tutorial su questo canale, quello fatto l'anno scorso. Ok, basta, magari una collanina o dei begli orecchini, non lo so. Comunque la prossima volta che scendiamo me lo metto. Certo non me lo metto per star qui, non ha senso, però la prossima volta che scendiamo me lo metto con dei bei sandaletti, secondo me con l'abbronzatura, perché senza abbronzatura non è che sia il massimo questo giallino così. Vabbè, ok, adesso basta, adesso vi saluto per davvero. Fatemi sapere se vi piace. Io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo al prossimo. Ciao!